le formazioni prima al nostro, le avete avuto anche prima. È stata la giornata di Stefanelli, doppietta da campione che non è bastata a Nuova Feltri, a Riccione invece che conferma solidità offensiva ma alcuni limiti in fase difensiva. Tolomeo e Gori tolgono le cosiddette castagne dal fuoco. Tacchi rappresenta l'affidabilità. In apertura di match, colpo di testa di Tolomeo sotto misura termina alto. Buona l'occasione per il Riccione non sfruttata dal numero 10. Stefanelli dall'altra parte risponde con una progressione tutta forza e velocità che porta alla respinta di Tacchi sulla sua conclusione. Lo stesso Stefanelli si ripete poco dopo, quando questa volta oltre alla forza fisica e velocità si porta avanti il pallone con la testa, scaricando il pallone in fondo alla rete per l'1-0 ospite. Bella la rete del nazionale sammarinese, sicuramente da applausi. Il Riccione si complica la vita da solo, questa volta la difesa regala palla a Stefanelli, l'attaccante non ci pensa su due volte e scaraventa il pallone in direzione Tacchi, il portiere spinge sui piedi di Muratori che non ne approfitta. Il Riccione invece risponde direttamente al calcio piazzato con Tolomeo, palla che si alza sopra la porta. Porta difesa da Sbrighi. Altro regalo gentilmente concesso dalla difesa riccionese, Stefanelli non riesce ad approfittarne, come del resto Muratori. Subentra a questo punto la cosiddetta regola del calcio, gol sbagliato, gol preso, ed ecco che dall'altra parte Nuova Feltri cade sotto l'iniziativa locale quando di forza si procura questo penalty dagli 11 metri. Tolomeo bissa la rete della precedente giornata con Sbrighi che indovina l'angolo ma non arriva sulla sfera. Finale di marca locale con questo appuntamento di testa mancato davanti a portiere Sbrighi. Ad inizio ripresa il Riccione si divora in vantaggio dall'altra parte, questa volta a parte inversa Stefanelli non perdona trovando la doppietta personale. Due minuti più tardi sul traversone di Siuni Stellato centra prima il legno, poi sulla ribattuta fissa il risultato sul 2-2. La pressione dei locali è efficace, prima Gori spaventa così la retroguardia di Nuova Feltri andando vicinissimo al bersaglio, poi spreca calciando al lato, ma alla fine proprio lui a tre dalla fine a trovare il gol che vale 3 punti, con Ceccaroni che segue un salvataggio disperato sulla linea di porta, ma il pallone secondo i giudizi arbitrali ha sorpassato la linea. Termina qui una partita molto emozionante, giocata bene da ambedue le squadre, anche se con diversi errori, alcuni decisamente vistosi.